Ti odio Game Freak, ti odio Game Freak. Oh no, sto registrando. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Reaction durante le ferie. Grazie Game Freak. Cioè, l'ultimo trailer Game Freak maledetta. L'ultimo trailer risale a tipo mesi fa. A mesi fa. A mesi fa. Risale a due fottutissimi mesi fa. E non volevo entrarci. Risale a 2 mesi fa. Perché dopo 2 mesi mandi un trailer esattamente durante le ferie? Non potevi aspettare ancora una settimana? Perché sì, ho deciso di accorciare le mie vacanze. Non 2 settimane, ma una sola, va benissimo. Non potevi aspettare 2 settimane, una settimana? Ovviamente no. Andiamo a reagire. Fate scudo, ok? Queste sono tutte scene da vedere. Forme Galar? Ah! Quanto è bello! Ha un'aria ancora più tossica, Weezing. Che è lui? Ziggy! Buio normale. Ziggy con un buio normale. Ma per scherzo impara. Lainun, buio normale. Un'altra evoluzione di Lainun? Ah, che cos'è? Un po' che non si cambia forma. Vabbè, il Pikachu solito si è abituato a cambiare il capo di mare. Morpeko, motivo pancia piena? Che è quel coso? Satana, Morpeko, motivo pancia vuota. Ah, ok, tipo topolino quando non mangia, tipo la pesce. Ok, carino. Mimikyu! Mimikyu si salva dal Pokédex nazionale. Ok, va bene. Competi con 9 rivali. Ok, buon George. Ho visto una cosa. E Mary. Ti malvagio? No! Team Skull 2.0. Raga, dite quello che volete, ma io ho odiato il Team Skull. Motivo per il quale odierò anche loro. Novembre. Allora, come avete visto, il trailer era quello che era. Allora, sono molto deluso dal Team Yell. Ora, a molti in Pokémon Sole Luna, Ultra Sole Luna, è piaciuto il Team Skull. Non è il mio caso. Io sono una di quelle persone che adorava i team malvagi come il Team Galassia o il Team Plasma, perché cavolo, cioè Team Plasma alla fine voleva congelare l'Unima su Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Il piano in Bianco 1 e Nero 1 era dominare l'Unima e basta. Come se fosse poco, eh. Però c'è cioè, Team Galassia, ragazzi. Distruggere l'intero universo per crearne uno nuovo con i poteri di due leggendari. Che cosa non era il Team Galassia? E ora Team Yell, fan di una tizia. Perché? Cioè, il Team Skull in Pokémon Sol Luna è stato bravo soltanto a rubare i cartelli stradali. Per quale motivo hanno fatto Team Skull 2.0? Io veramente a volte non ho parole. Però vabbè, dai, lo posso accettare. Invece, se ora torniamo nel trailer, come ho già fatto per esempio nel video di Utamino. Se vedete bene qua, io farò un'analisi anche competitiva. Però, quindi, a parte il fatto di essere veramente bello con questi tipo cappellini inglesi troppo trash che sputano fumo, è un voleno folletto. Un typing super interessante. Perché mettete caso che ci sarà un BGC come quello di Xerneas e Rayquaza Ultra Series 2019. Facendo finta che Rayquaza, Mega, Xerneas sopravvivino
in Pokémon Spada e Scudo. Però immaginatevi, per un secondo, Xerneas dalla vostra parte del terreno e Xerneas dalla parte del terreno dell'avversario e voi avete Weezing. Con una mossa veleno fisica tipo veleno puntura distruggete lo Xerneas, proprio lo obliterate. E poi avete la Fairy Aura del vostro Xerneas che boosta le mosse Fairy. E se sto coso impara carineria fisica, sarà tipo un dio del VGC. E anche il nuovo Pokémon evoluzione di Mytina. Zigzagoon. Obstagoon, buio normale. Con denti stretti. E temeralità. Temeralità, controllo da Google del telefono. Perché non ricordo se temeralità era l'abilità che tipo facevi più danno. Aspettate, temeralità Pokémon. E non mi ricordo se era quella che faceva più danno a seconda del sesso o se è dello stesso tipo. Quindi aspettate, temeralità. Ok, ah no, è quella di Emboar. Ok, quindi potenza i Pokémon che tra l'altro non hanno ancora aggiornato, sì, quella di Emboar. Temeralità è quella che tipo se fate il riduttore è boostato anche se ripete comunque il contraccolpo. Ok, non serve a niente perché non credo che lei non impari mosse con contraccolpo, non ricordo. Però raga, ha denti stretti. Immaginatevelo, non tanto in VGC, secondo me in VGC si può usare ma devi essere molto coraggioso, cioè deve essere quasi uno Stranger Team. Però in singolo, potrebbe essere il nuovo Zangoose del singolo alla fine. Magari mettete Sticky Web con un Pokémon, lui diventa più veloce di tutti. Guts con Toxisfera, facciata, notte sferza, ritorno, attacco rapido, distruggete i pianeti. O in VGC lo usate insieme a un Tapu Fini, lui con Guts, primo turno, entra in campo, si protegge così si attiva la Toxisfera, Tapu Fini ha il campo nebbioso, mettete in campo Tapu Fini, mentre il vostro Obstacle si protegge, mettete in campo Tapu Fini, si mette il campo, bullo su Obstacle, non può essere confuso per via del campo, più 2, denti stretti, spazzi via i pianeti. Invece, vabbè, questo nuovo Pokémon, oltre ad essere carinissimo e a rappresentare le Dumb Battle di Pokémon Millennium e essere troppo carino, ci dice che Mimikyu sopravviverà e arriverà nei nuovi giochi, e questo sono molto contento di questo. Invece, vabbè, il nuovo team mi ha totalmente deluso, ve l'ho detto. Però, notate bene. Sapete cosa significa questo? Non ve lo dico neanche. E comunque questa cosa del triplo divario, perché abbiamo Hope, Mary e Bit. Sono tre rivali. A me questa cosa ricorda molto Pokémon Bianco e Nero. Perché in Pokémon Bianco e Nero avevi alla fine N, perché sì, alla fine N era il tuo rivale, ti rompeva le scatole ogni 3x2. E poi avevi Comor, e Bell. Unimafeg. O Fag. Inoltre, questa ultima scena, non so perché, ma mi fa pensare. Da una parte mi fa pensare a una città tipo Lavandogna, perché vedete qua tutto scuro, tutto strano. Però, la seconda ipotesi era il leggendario di turno è già arrivato, la regione di Galar è nel caos. E lei ora ti dà la Pokéball per risolvere i problemi. Però, vedete bene, ok, c'è tipo caos, si vede che non c'è bel tempo a Galar, che sta succedendo qualcosa. Però mi sembra strano che durante l'Apocalisse del mondo ci sia una che fa il tifo per lei, per Mary. Cioè, mi sembra molto strano. Io direi più che altro che è una città tipo Lavandogna. Quindi ragazzi, è stato anche confermato che il gioco uscirà il 15 novembre. Per tutti quelli che mi hanno chiesto, porterai Spada Scudo al Day One? Allora, sarà difficile. Non vi dico di no, però sarà tanto difficile per la capture della Switch. Quindi. Comunque hanno confermato, penso, tutti quanti i leak, perché io non mi sono informato molto sui leak.
di questo trailer, più che altro perché non volevo spoilerarmi nulla, visto che gli ultimi leak sono stati sempre veritieri. Io spero di riuscire a portarlo al Day One. Se voi volete, interromperò magari qualche altra serie e ve lo porterò al Day One a novembre. A parte che penso che la serie Pokémon nuova che sta per arrivare e Undertale, Pacifist e Genosai dentro novembre siano finite. Più che altro non porterò serie Pokémon se la finisco troppo presto. O porterò una serie Pokémon tipo spin-off che lo finisco in talmente pochi giorni che farò in tempo per Spada e Scudo. O magari distruggo la serie secondaria, porto 4 episodi a settimana di quell'altro gioco Pokémon, così lo finisco easy e porto Spada e Scudo martedì e venerdì. A parte che quando uscirà penso di portare anche 3 video a settimana, perché è un gioco che molti stanno criticando per via del Gynamax, Dynamax e queste cose qua. Io sinceramente ho tanta fiducia su questi giochi. Gli ultimi trailer me la stanno facendo passare, per questo devo dire che mi stai riportando sul spendi quei 70 euro. Però, boh, fate voi. Da, vedete tutto. Noi ci vediamo alla prossima.